leggere sul territorio. Oggi il protagonista sarà il nuovo romanzo Il Maledetto di Roberto Negro, e ringrazio di essere qui con noi alla Real Tragica di Nervia. E come sapete, prima di iniziare la presentazione del romanzo, che sarà gestita appunto dal nostro amico Diego Maragon, abbiamo una pillola storico-artistico-archeologica, quindi un racconto di fatti storici che bene o male hanno avuto ispirazione dal romanzo, dalla lettura del romanzo. Non facile questa volta, perché per chi ha letto il romanzo racconta fatti di sangue abbastanza truci ambientati nel contemporaneo. Però c'è un po' un filo rosso che lega il presente al passato, che appunto è sempre i fatti di sangue e la violenza. Allora la nostra archeologa, la dottoressa Sara Chierici, ha cercato un pochino di mettere un pochino in fila i fatti più importanti di cronaca nera del passato avvenuti qui a Ventimiglia. Quindi fatti, alcuni abbastanza noti e celebri, altri meno noti, dovuti alla ricerca di questi ultimi mesi. E quindi andiamo un po' a leggere le pagine di cronaca nera dall'età romana al Medioevo. Lascio quindi la parola a Sara Chierici e grazie. Buonasera a tutti. Allora, i fatti di cronaca di Ventimiglia, per chi è di Ventimiglia, forse un paio almeno saranno sicuramente noti, quelli di epoca romana in particolare sono forse quelli più conosciuti, soprattutto perché immagino che siate quasi tutti cittadini di Ventimiglia, nello stemma del vostro comune c'è una frase, Civitas ad Armas Dit, che indica una rivolta che gli abitanti di Ventimiglia hanno fatto ad un certo punto. Ora, sono dei fatti di cronaca, quelli di epoca romana, che forse non ci sarebbero neanche arrivati, non ne avremmo neanche avuto conoscenza, se non fosse che si trovano a margine il primo di una lettera che Marco Cilio Lupo, che era un politico e oratore abbastanza bandieruolo, se vogliamo, e allievo di Cicerone, scrive al suo maestro e amico Cicerone. Roberto Negro, allora, io ho calcolato, questa è la 12ª indagine del commissario Scicchilone. Per chi non conosce il commissario Scicchilone, per chi non conosce Roberto Negro, il commissario Scicchilone è un simil commissario Montalbano di Camilleriana memoria. Roberto, un po' di anni fa, è un po' che non lo vedevo, l'ho trovato un po' canuto, schiaffiato, ma senz'altro sono gli effetti del lockdown. Però piace ancora molto le donne, quindi o almeno così dice lui, poi. È stata una bellissima invenzione di Roberto, questa, creare questo commissario Scicchilone, ambientare tutte le sue indagini qua, e quale migliore rassegna, leggere il territorio, leggere sul territorio, se non invitare te, appunto. Hai ambientato tutte le tue indagini da Ventimiglia a Perinaldo, a Dolceacqua, a Triora, eccetera, eccetera. Qual è la tecnica con cui scegli la trama di una tua nuova indagine, di un tuo nuovo romanzo? Beh, scrivere ormai è tutti, no? Ormai diamo che le librerie sono piene di commissari, di capitani dei carabinieri, di arti come me. Quando decidi scrivere un romanzo, parto sempre da un'idea precisa, o meglio, parto da un finale che voglio raggiungere. Perché ogni romanzo che ho scritto ha in sé, per quelli più attenti, un argomento che io tratto. Quindi questo mio romanzo parla del compromesso, il compromesso che a cui tutti noi, almeno in qualche fase della nostra vita, siamo arrivati. Quindi quando parto di questo mio romanzo, decido quale argomento trattare e che finale voglio dare al mio romanzo, al mio racconto. Sul finale, prima del finale, costruisco la storia. La storia è, come diceva il mio amico Faletti, la storia deve perdere tempo. Chi racconta una storia deve perdere tempo. Perché un'indagine, un racconto giallo, soprattutto noir, si può condensare in 10 pagine o si può raccontare in 200. Poi bisogna vedere che tipo di profilo vogliamo dare al proprio racconto. È chiaro che io ho un vantaggio rispetto a tanti altri scrittori che scrivono libri gialli,
che ho fatto il lavoro sul campo, quindi 30 anni di esperienza in polizia determinano una certa conoscenza delle tecniche investigative, determinano conoscenza del territorio, avendo ambientato i primi romanzi a 20.000. Per cui il vantaggio è che quando io descrivo una tecnica, quando descrivo una scena del film, come adesso è abitudine di chiamarlo, io so di cosa si tratta, io conosco l'odore della morte, l'odore del sangue, l'odore della torturazione, che detto così magari è un po' duro, conosco le tecniche di autopsia, perché ai miei tempi, almeno quando facevo quel tipo di lavoro, quando facevo un'indagine volevo capire anche cosa accadeva nel corso di un'autopsia, ciò che emergeva. Ci sono tanti aneddoti che hanno smentito le prime teorie, l'autopsia ha smentito le teorie iniziali dell'investigazione. Ciò che sembrava un suicidio, un'indagine tra le tante, si è rivelato un omicidio, scusa, ciò che era un omicidio si è rivelato poi un suicidio dopo l'autopsia. Quindi ci sono diverse sfumature e il vantaggio che ho è appunto quello di averle vissute in prima persona e quindi quando racconto un'indagine riesco a perdere tempo, a portare vittorie su strade diverse, non troppo lontane dalla verità, ma molto vicine. Perché un romanzo giallo è giusto che il lettore arrivi fino in fondo senza capire quale sarà l'epilogo. In questo romanzo c'è un incipit che giustamente Diego l'altro giorno parlando mi dice: ma sei tu che parli in prima persona o chi è che sta parlando? E io ho spiegato che in effetti l'incipit di questo romanzo è una riflessione amara di uno dei protagonisti, sta facendo una riflessione perché lui sa esattamente che quello è l'ultimo giorno della sua vita, quindi quel primo capitolo si collegherà poi al finale e quindi cioè io so esattamente dove voglio parare, poi strada facendo magari nelle ore più pensate o mentre guido la macchina o avendo riflessioni varie, quindi ci sono aggiunte, cambiamenti di indirizzo, e questa è la sostanza della mia scrittura.